Bella ragazzi, sono Rusty, bentornati. Questo è un episodio di Juice 2. Vera patta di eliminazione. Dobbiamo fare questa perché quel 2 proprio non la si può vedere. E per la prima volta, ragazzi, guardate. Utilizzeremo la BMW Z4, che tra l'altro è ottima per le derapate, come potete vedere. Potenziata al massimo, come potete vedere là in alto, che è un bel 100 Elite. Quindi vuol dire che è alla sua massima potenza. Più di così non si può potenziare. Quindi vai, utilizziamo questa. Per la prima volta in assoluto, ho scelto la Z4. Con la Guerra aperta Z4. qui a Battle Royale. Battaglia reale. Se desiderate azione frenetica, siete nel posto giusto. Un terribile mix tra corse e derapate. Ora che abbiamo l'auto giusta. Senti il rombo. Abbiamo l'auto giusta. Adesso credo proprio che questi qua gli faremo il culo, nel vero senso della parola. Ma perché la macchina deve saltare ogni volta? Io non so. L'auto 3 mantiene il controllo. Ottima sbandata per l'auto 5. Come ci dimostra l'auto 5, ciò che conta è accelerare e sterzare. L'auto 7 mostra la nascita di una Ma stella qualche roba. delle derapate. L'auto Eh 6 no, si sale in sente, si gioco. sente. Si L'auto sente che questa è 4 dimostra un'auto una tecnica perfetta. adatta. Una Si derapata sente. praticamente perfetta. L'auto 2 non interrompe la derapata. L'auto 1 ci dà una lezione di guida. Velocità e angolazione perfette. Bella derapata dell'auto 4. Così si fa auto 6. L'auto 4 è davvero nei guai. Ha Che colpito il spettacolo! muretto. L'auto 8 mantiene la derapata. L'auto 3 insegna a tutti come imboccare una curva stretta. L'auto 8 è quasi alla fine. È per Ottima forza. manovra, derapata stretta dell'auto 2. L'auto 7 insegna a tutti come imboccare una curva stretta. Occhio il muretto. Così si fa auto 6. L'auto 6 sale in cattedra. L'auto 5 dà una dimostrazione di stile e tecnica. L'auto 1 mantiene alla perfezione la linea di derapata. Guardando l'auto 3 sembrerebbe facile. E vai verso il traguardo, così. Vincente! L'auto Grande. 8! L'auto 5 mostra che chiunque può sbagliare. Guardando l'auto 3 sembrerebbe facile. Va bene, vabbè, evitiamo di aspettare gli altri. Tyrone, questo fa male. Tyrone, questo costa, sai. Ai 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 Tyrone, ai ai ai. E tutto perché hai scelto una Koenigsegg. Cioè, ok Tyrone, siamo d'accordo, ma ti costerà. Ti dico solo questo. Ok, noi non. Sì, è vero, siamo andati a sbattere anche noi in realtà, però noi. Comunque la macchina è ancora integra, non ci sono danni, almeno da quello che ho visto sulla cavarra rozzeria. Va bene. E un'altra, sì, facciamo ancora questo, vai. Sempre con la BMW Z4. The Phantom ultimamente mi sta andando non poche difficoltà, non lo so perché all'inizio proprio sguisciavo nelle curve proprio così, come una Eccoci saponetta. all'ombra della Sydney Opera House. E dove, se non qui, avreste potuto trovare il fantomatico circuito noto come Phantom? Corse e L'avete derapate, capita? uno spettacolo da Phantom non perdere. fantomatico. Che ridere. La Mustang, dai, proviamo. Questa basta perché è una barbona. È una barbona, ma c'ha la Saling Mustang.
Sei così dolce. Andiamo. Questa cosa dovrebbe essere una specie di friendzone, ma io me ne sbatto altamente, quindi... Quello che mi interessa solamente è la vittoria. Un contatto davvero violento. Scommetto che hanno preso un bello scossone. Eccoci Tyrone, ancora con questa Kennis. Allora non capisci proprio nulla Tyrone, mi spiace. Velocità e ancorazione perfette. Occhio. L'auto 4 dimostra una tecnica perfetta. L'auto 1 mantiene alla perfezione la linea di derapata. Guardando l'auto 3 sembrerebbe facile. Maledetti. Ottima manovra, derapata stretta per l'auto 2. Ottima sbandata per l'auto 5. Una derapata praticamente perfetta da parte dell'auto 8. Bella derapata dell'auto 4. Gente, guardate e imparate come si derapa dall'auto 7. Sì, L'auto 7 mostra la nascita di una stella delle derapate. L'auto 1 mantiene alla perfezione la linea di derapata. L'auto 3 insegna a tutti come imboccare una curva stretta. Che cacchio. L'auto 7 insegna a tutti come imboccare una curva stretta. Vai così. L'auto 8. L'auto 2 non interrompe la derapata. Occhio al muretto a filo. Scivolata per l'auto 6. A filo del muro. Ottima tecnica dell'auto 8. L'auto 6 sale in cattedra. L'auto 4 dimostra una tecnica perfetta. Cavolo. L'auto 1 mantiene alla perfezione la linea di derapata. Cavolo in barattolo. Vabbè, ma abbiamo comunque vinto, va. Vai. No, il culo. L'auto 7 insegna a tutti come abbiamo sfondato il culo. Stretta. Vabbè. L'auto 3 insegna a tutti come imboccare una curva stretta. Ah, e abbiamo vinto su di chi? Abbiamo... Se abbiamo sbloccato un obiettivo scommessa. Vabbè, gli ultimi obiettivi rimasti. Eccola, enduro. 4 milioni posso provare. Sai cosa? Andiamo piano, non mi interessa. Andrò piano, delle piccole sgasate ogni tanto. French Revolution. Che vuoi fare? Al popolo. Questo circuito proprio io non ce la faccio. Proprio zero. Andiamo. Peccato, piano derubato. Andrà meglio la prossima volta. Ma che cazzo è successo? Non sono neanche partito. Vabbè. No, davvero. Non ho ben capito. Vabbè. Ma stiamo scherzando in un circuito del genere? Cioè, un conto se lo fai nel circuito là. A Roma o là a Coso, in Australia, a Sydney o addirittura là nel circuito lì a Londra,
E allora ci poteva anche stare, ma qui. Qui proprio zero, cioè non è proprio fattibile. Ma che. Va, guarda. Ma qui che roba. Come l'auto 1. Occhio, siamo andati leggermente larghi là. Vabbè. Sì, comunque ho visto che siamo arrivati a 4 milioni. Vabbè, dai. Vabbè, piccolo errore finale che ho frenato un po' troppo e praticamente invece di svoltare proprio partita via a razzo la macchina, vabbè. Grande exit pressure, vai. E utilizziamo la Salin, visto che è da un po' che non la utilizziamo, con il suo motore urlante. Sale nuovamente la pressione con exit pressure. Ed adesso senti la macchina come urla. Sul circuito classico. Ecco il motore, senti, così. Questo motore urla. Sai perché urla? Perché è cazzuto e cattivo. Proprio come il suo guidatore. Uguale. Ho una sensazione positiva. Dai, con queste sensazioni. Tre, due, uno, via. Un passo indietro per l'auto 7. Che partenza di M. E quello cos'era? Quando l'auto 8 è bloccata. L'auto 8 ha colpito il muro ad alta velocità. Auto 8 contro il muro. L'auto 3 ha perso una posizione. Che schifo. L'auto 4 inizia a perdere posizioni. Occhio qui. Ehi, l'auto 1 ha appena distrutto una barriera di pneumatici. Il circuito sarà pieno di ostacoli. Guardate l'auto 1, sta bruciando il circuito con quell'M2O. Che cacchio. Fa
Fantastico! L'auto 3 luci da chiesto del circuito! L'auto 8 usa l'F2O e fonde il circuito! L'auto 1 perde una posizione! L'auto 8 ha colpito un muro ad alta velocità! Che peccato! L'auto 5 ha colpito il muro ad alta velocità! Povero muro! Ecco i fuochi d'artificio! Che cosa fa l'auto 4? Un quasi doppiato! Entra nell'ultimo giro! Un quasi doppiato! Peccato che non esistono le bandiere blu! Scommetto che l'auto 4 non l'ha fatto apposta! I muri si devono evitare! Ah, è Bobby proprio. L'auto 2 colpisce accidentalmente un muro. Invieremo la scena a Paperissima. Sì, Bobby. Che male! L'auto 7 colpisce i pneumatici scagliandoli ovunque. Però anche noi non è che siamo meglio. Se facciamo decollare l'auto così, in maniera gratuita. Che l'auto 4 ha seminato pneumatici nel circuito. Ah, Bobby. Oh, che roba. Allora. Anche il naso un po' chiuso, mannaggia la vacca. Vabbè. A parte il mio naso. Abbiamo vinto un'altra scommessa, sì, con il francese. 1600. No, che 1600, 1.600.000. Ecco, non cominciamo a sparare cifre a caso adesso, È 1.600.000. Ecco. E in chiusura facciamo questo qui. Circuito Switchback Blast. Ovviamente con la Zonda. Dai, almeno nell'ultima gara di questo video, dai, la Zonda ci sta. Lo sapevate che in questo gioco c'è anche una Fiat? No, seriamente. C'è pure una Fiat in questo è gioco. È difficile, tortuoso e pauroso come l'inferno. Eccoci a Switchback Blast. Ok, gente, un evento facile da seguire. È il momento di una gara su circuito. L'auto 2 conduce la gara. Che idiota. All'improvviso l'auto 6 colpisce un muro. L'auto 8 ha colpito un muro ad alta velocità. Auto 8 contro il muro. A proposito di barriere, che cosa crede di fare l'auto 6? Occhio. Sì, qui ci vuole un brindisi alla mia salute. Vaffanculo, Leon. Un passo indietro per l'auto 7. Oh, l'auto 3 ha colpito il muro ad alta velocità. Incredibile. L'auto 1 si porta in prima posizione. Vabbè, non curva. Che cosa idiota devo fare? Colpito un muro ad alta velocità. Che peccato. L'auto 3 avrà bisogno di un buon meccanico. Che vuoi, Tara? Quando l'auto 8 è bloccata, diventa pericolosa. L'impatto avrebbe dovuto trasformare l'auto 2 in un cumulo di rottami. Ti sento, Tara, da dietro, lo sai? Eccola.
l'auto 3 insegna a tutti come imboccare una curva stretta. L'auto 8 ruba la prima posizione. Ecco i fuochi d'artificio. Che cosa fa l'auto 4? È quasi finita per la numero 8. Wow, nuovo record personale per l'auto 5. Addirittura? Io sto continuando a spaccare la zonda. Credo che non si riprenderà. Oppala. Serve un carro attrezzi per l'auto 8 dopo quella collisione. Sì, grazie. Ad alta velocità. Ai, si mette male per l'auto 1. L'auto 8 usa l'N2O e fonde il circuito. Lo fonde proprio. No, Leon è quarto. Vabbè, noi abbiamo letteralmente distrutto la nostra zona, purtroppo, ma vabbè. Comunque, non ne c'è da rimpiangere nulla, perché abbiamo sempre i nostri meccanici di fiducia, che ringrazio, che mettono a nuovo sempre tutte le mie auto che vado a distruggere in ogni singola gara, che la rimettono nuova. Adesso guardate, tac. Ecco, a voi la zonda nuova. Vabbè, è il loro lavoro, mi sembra pure ovvio come cosa. Comunque ragazzi, noi ci fermiamo qui per questo episodio. Quindi ragazzi, vi ricordo che se non sono ancora iscritto al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e altri giochi, mentre un bel pollice in su, smettere l'episodio, mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti e di condividere il video sempre se vi va. E noi ci risentiamo con un prossimo video. Bella.